Carissimi amici ben ritrovati, siamo alla nona tappa di Per Presepi e in questa occasione siamo ad Alano di Piave. Siamo in compagnia del signor Piero Piccolotto. Piero, raccontaci come nasce questo presepio. Questo presepio nasce per caso 19 anni fa. Avevo trovato delle bellissime pietre, tutte belle lavorate, ho pensato le metto nella fontana, ci metto due cammelli o quello che va e faccio il presepio. E così ho fatto, utilizzando roba di vecchi presepi miei e inventando un po', non era granché bello, però il fatto che fosse in una fontana dentro nell'acqua sembrava una cosa originale. Infatti l'anno dopo era già diventato tre volte più grande, fino a riempire adesso alla 19ª edizione tutta la fontana. Non ho mai visto tanta gente come in questi ultimi due anni. E veramente mi chiedo anche il perché più o meno il presepio è quello stesso degli anni precedenti, con aggiunte, con qualche trovata eccetera, però in sostanza è sempre quello che mi piace moltissimo è la festa che ne fanno i bambini quando si mettono attorno alla fontana e vedono anche quello che non c'è, con la loro fantasia naturalmente, ed è forse la soddisfazione più grande